Cari amici, l'immigrazione può essere usata come arma? Sicuramente sì, è già successo nella storia. In questi giorni abbiamo la Turchia che minaccia l'Unione Europea di aprire le rotte dei migranti che vogliono transitare dal territorio della Turchia per poi arrivare in Grecia e quindi nell'Unione Europea. La Turchia ci chiede due cose: soldi, che gli abbiamo già dato per lo stesso motivo una volta, e silenzio. O assenso o silenzio assenso sull'invasione dell'esercito turco che è entrato nel territorio siriano per disarmare i curdi sostanzialmente. Non entriamo in questa vicenda militare perché sarebbe troppo lungo spiegarla. Sta di fatto che comunque il tema di questo video è un altro, cioè cosa sarebbe successo se la Turchia fosse entrata in Europa, cosa che non accadrà almeno fino a quando c'è Erdogan al potere. Riassumiamo brevemente quello che sappiamo, quello che è successo. Tutti sappiamo del controllo dei media turchi, tutti sappiamo dei processi per reati d'opinione, quello più famoso fu a futuro premio Nobel Orhan Pamuk. Nobel per la letteratura, tutti sappiamo, tutti abbiamo assistito a quel bizzarro colpo di Stato che ha avuto come unico effetto quello di consegnare il potere assoluto nelle mani di Erdogan. Chiaramente con queste credenziali difficilmente si può entrare in Europa. Ma immaginiamo che la Turchia invece fosse entrata in Europa. Arrivano 80 milioni di nuovi cittadini. A grandissima maggioranza musulmani. Questo comporta una semplice cosa messa in luce da chiunque abbia studiato il problema demografico dell'Europa, che è al centro dell'attenzione in tutti i paesi del mondo, perfino in Italia, devo dire. E questi 80 milioni avrebbero significato una sola cosa: l'ingresso di questi 80 milioni significava la fine dell'Europa. O quantomeno la fine dell'Europa in cui siamo cresciuti è l'inizio di qualche cosa che non è più appunto l'Europa. Questa è una semplice constatazione basata sui numeri, cioè se il trend di nascite continua così, presto alcuni paesi che sono Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia e anche alcune zone dell'Inghilterra, questi paesi avranno città, inizialmente città a maggioranza musulmane e poi saranno paesi musulmani a maggioranza musulmana. Questo naturalmente comporta un cambiamento gigantesco dal punto di vista delle regole e del sistema di governo. I musulmani sono fedeli innanzitutto a una religione, al Corano e alla Sharia e poi allo Stato. E di conseguenza hanno una visione completamente diversa dalla nostra. Della democrazia non gliene frega niente, d'altronde loro non l'hanno mai avuta, si organizzano a seconda delle zone, in maniera con l'accordo tra tribù, con gli emiri che sono dei monarchi assoluti e così via. Quindi per loro la democrazia non ha alcun significato. Non si vede quindi perché dovrebbero sposare i nostri costumi, imporranno il loro con un metodo democratico, volendo tra l'altro. Questo è stato uno scenario che è stato descritto in tanti libri di recente, sotto missione di Holbeck, che è quello più famoso, forse quello anche più bello. E quindi 80 milioni di musulmani in più, francamente, non erano una buona idea. Preciso che non ho assolutamente nulla contro i musulmani né contro il loro modo di intendere la vita, semplicemente io preferirei tenere il mio, ecco. Ma io sono affascinato dalla loro cultura, ho viaggiato nei loro paesi, nei paesi musulmani, devo dire che mi hanno colpito molto, quindi non ho assolutamente niente. Però, appunto, io preferirei le nostre libertà e quindi, per favore, la Turchia forse non è più all'ordine del giorno l'ingresso, ma
facciamo in modo che non sia proprio più.